Siamo nel cuore del centro storico di Bologna, via Altabella, hai deciso di riaprire, un po' alla volta. Abbiamo deciso di scaldare i motori. Com'è stata questa riapertura? Cosa stai facendo? Principalmente qualcosa si fa sempre, insomma, se la gente ti vede aperto è chiaro che comunque il tuo cliente o comunque qualcuno di passaggio arriva. Chiaro che i numeri sono molto bassi e si riesce a malapena, insomma, a pagare giusto qualche spesina. Ho chiamato una dipendente delle 5 che ho, sono ancora in cassa integrazione tutti quanti, una dipendente che viene a darmi un paio, 2-3 ore una mano, e per adesso non sto assolutamente facendo partire la cucina perché non mi sembra ancora appropriato, nel senso che comunque c'è ancora poco, e poi comunque ho dei colleghi locali intorno che lavorano con la cucina principalmente, quindi anche per rispetto nei loro confronti, visto che i clienti sono pochi, non mi sembra neanche il caso di star lì, insomma. Antonio, si può riaprire in sicurezza, diciamo, ci sono adesso due linee, no? Quelle INAIL, diciamo, Stato, e quelle della regione Emilia-Romagna, che sono un pochino più, sono meno restrittive, ma si può aprire in sicurezza un locale come questo? Ci dobbiamo provare, cioè, nel senso che comunque è giusto cominciare a non avere più paura, perché principalmente nella gente, io vedo adesso questi 2-3 giorni, la paura c'è, ma anche se solo ti avvicini a una persona perché la conosci, ci vuoi parlare, c'è subito questo istinto che ti porta ad indietreggiare un po'. Però in queste settimane vi siete sentiti, diciamo, sostenuti da parte dello Stato, delle istituzioni o no? Vi hanno aiutato o no? Personalmente mi sono sentito abbandonato. Oddio, molte chiacchiere, poca sostanza. E, i 600 euro sono arrivati? Intanto. Io i 600 euro li ho chiesti 2 mesi fa, giusto per, non mi hanno ancora risposto, non so niente. I miei dipendenti non hanno ancora preso un soldo di cassa integrazione, i soldi che avevano pronosticato di dare all'inizio, i 25.000 euro piuttosto che, o comunque qualcosa a fondo perso, nebbia totale. Io ho 2 amici d'infanzia che hanno 2 locali all'estero, dopo 2 giorni hanno preso i soldi sul conto, dichiarando chiaramente i dipendenti che hanno, il giro d'affari, dicendo. E questo in Europa? Questo in Europa, sì, uno in Spagna e uno in Inghilterra. Quindi 2 paesi diversi hanno avuto subito i soldi. Esatto. E l'unica cosa che mi ha dato forza un po', se non te la fai da solo un po' te la, comunque l'unione che c'è tra di noi locali di Bologna, che ci conosciamo adesso, diciamo che ci conosciamo ancora di più perché questa cosa qui ha fatto nascere un gruppo, un'associazione anche su WhatsApp, abbiamo fatto un po' squadra, ci siamo uniti tra di noi per combattere un po' questa solitudine, perché ci sentiamo effettivamente soli. Quello che volevo dire prima è che comunque prima o poi dobbiamo ricominciare, certo, per forza, perché comunque l'economia deve riprendersi e la paura nella gente deve passare.